mio primo stage, quindi è la prima esperienza che faccio in questo. Allora, la sera prima di partire ero agitatissima, ovviamente, anche perché era la prima volta che prendevo un aereo e quindi, insomma, è stato. Però, niente, è stato tutto bene, non avevo aspettative particolari perché non avevo idea di cosa avrei fatto e quindi semplicemente ero agitata. Principalmente facevo delle ricerche sul web, cercando aziende italiane interessate a partnership con delle aziende greche, oppure all'iscrizione alla Camera di Commercio di Atene. Non so se ci sia stata una cosa che mi ha fatto veramente sbellicare dalle risate, perché si tratta comunque di lavoro, di un posto in cui bisogna avere una certa serietà, quindi sicuramente alcune persone, ad esempio i colleghi che sapevano principalmente il greco, che cercavano di parlarmi in inglese, a volte erano abbastanza divertenti perché inventavano delle parole o si bloccavano a metà frase, non sapevano come andare avanti e ogni tanto c'erano un po' di malintesi. Quindi cercavano un modo per dire idolo e non pensando al fatto che si può dire idol, avevano inventato un'altra parola che adesso non mi viene in mente. Accidenti. Non mi ricordo, mi spiace. La cosa che più mi ha messo in imbarazzo, credo, è stato il fatto di arrivare al mattino. Sono arrivata leggermente prima, quindi non c'era quasi nessuno, la mia tutor non era ancora arrivata e io aspettavo nel suo ufficio e c'era un collega che mi guardava ma non sapeva l'italiano, non sapeva bene l'inglese, quindi siamo stati, non so, 20 minuti a guardarci, abbastanza imbarazzati. L'aspettativa minima direi è quella di trovare un lavoro nel campo di studi che ho scelto e quindi qualcosa in ambito economico. Direi l'aspettativa massima invece sarebbe diventare commercialista e quindi aprire uno studio mio, però certo, di questi tempi è dura. Tre parole per definire la mia esperienza di stage sono sicuramente interessante, perché comunque ho imparato moltissime cose che non sapevo e quindi anche istruttiva, educativa e unica direi, perché non avrei potuto fare la stessa esperienza né in Italia né in un altro paese, secondo me, vista anche la situazione in cui è la Grecia adesso.